Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, non siate scaramantici se questa è la 17ª puntata di Pallavolè, perché porta bene. Io ho ben 3 sindaci che ho scomodato e che ringrazio di cuore. E allora c'è anche una bella ragazza, naturalmente non può che essere dell'Altino, che sopravvive e che ci porta fieramente fino in fondo alla finale, è una bellissima soddisfazione. E allora noi vi saremo accanto fino alla fine. E cominciamo dai sindaci, ti lascio per ultima Asia. Allora partiamo dal sindaco di Ortona, perché è impegnato in queste ore in una difficile situazione, quella di salvare l'Impavida a tutti i costi per arrivare al 10° anno consecutivo di A2. Bentornato al sindaco Leo Castiglione. Leo, ti ringrazio, te l'avevo detto che ti avrei interpellato di nuovo, ti farai carico di un messaggio sicuramente positivo in queste ore, però ne parleremo in pochissimi minuti, poi ti libererò, così come libererò anche un altro sindaco. Però prima presento Vincenzo Muratelli, che è il sindaco di Altino, felicissimo di esserlo, giusto? Mai come stavolta? Giusto Vincenzo? Felicissimo, si vede, raggiante, anche illuminato da un fiotto di luce solare. E allora, noi abbiamo il terzo sindaco, purtroppo è una connessione lenta, quindi speriamo che vada tutto bene. Sindaco di Nocciano, Lorenzo Mucci, benvenuto sindaco, mi sente? Vediamo un po', non riesco a collegarmi con lui, va bene, comunque è presente, speriamo di poterci contattare perché ha qualcosa da dirci a proposito di un'altra bella realtà, che è quella collegata alla Teatina, alla scuola di Chieti, che è stata ospitata durante tutto il campionato in un rifatto palazzetto, una tensa struttura molto interessante con un bellissimo parquet. Ne sa qualcosa anche Asia Zingoni, centrale dell'Altino Tenaglia, perché ha giocato contro il Chieti, contro cui voi vincete sempre, c'è una vecchia tradizione, tu sei arrivata quest'anno, però ti assicuro che è così nel derbissimo tutto della provincia di Chieti. E allora Asia Zingoni, bravissima centrale della formazione del presidente Aniello Papa, che trema soltanto per il fatto che è la 17ª puntata, ma ormai il turno è superato e quindi va bene così. E allora, visto che si parla di Altino, per adesso partiamo con voi, poi libererò 2 sindaci quasi contestualmente. I titoli sono rivolti tutti all'Altino, perché c'è soltanto l'Altino, grazie a Dio, almeno questo. E allora, i titoli dicono: l'Abruzzo, traguardo vicino, sale sempre più Altino. E poi, titoli dedicati a te Asia, inevitabilmente: l'avversaria si fa male perché forte è la centrale. Asia, Zingoni, continente, come troni, non ci sono paragoni. Va bene? Va bene così Asia? Sì, sì, bellissimo. Beh, Asia, è chiaro che mi ispirava il continente, inevitabile, però è un bellissimo continente perché è estremamente esteso. E allora, dopo i titoli, cominciamo subito noi a parlare dell'Impavida. E tutta la seconda parte sarà dedicata ampiamente all'Altino. Allora, sindaco, io ho detto già qualcosina, ho accennato, perché noi ci siamo visti, ci siamo collegati in un momento disperato, in cui sembrava quasi tutto finito, anzi addirittura anche noi avevamo comunicato come TV che non c'era più niente da fare, che il titolo sarebbe stato ceduto. Titolo che è ancora richiesto particolarmente dal Palmi, che ha fatto anche un'offerta congrua, però nelle prossime ore si dovrà decidere il destino di una Impavida, di una Seco Service Impavida Ortona, che però ha trovato qualche cosa di positivo. È chiaro che non possiamo scendere nei particolari, però la buona notizia è questa, che può esserci una sorta di miracolo. Io ho detto già troppo, vai Leo. Anche perché l'amministrazione potrebbe essere coinvolta, e onestamente va riconosciuto, diciamo sempre male ai sindaci, tu ti stai dando da fare da un bel po', quindi questo è giusto dirlo. Vabbè, grazie Sergio, saluto te. No, ma è la verità, perché vi diciamo sempre male, quindi poveri sindaci, una volta tanto insomma, si prendono anche qualche merito, dai. Allora. Innanzitutto voglio salutare, fare un grosso in bocca al lupo all'Altino, a cui mi lega anche il mio passato da appassionato della pallavolo, essendo coinvolto perché mia figlia giocava con l'Altino. Colgo l'occasione per salutare il sindaco, la centrale Asia Zingoni, ma in particolare vorrei salutare il presidente Aniello Papa, che
ci lega ancora una sincera amicizia, anche se da un po' di tempo non lo vedo più. Qualche partita sono venuto anch'io a vedere a Francavilla, quindi la passione c'è sempre, quindi dopo è bello vedere le ragazze giocare a pallavolo, è qualcosa che forse proprio grazie al fatto che mia figlia giocasse sempre e gioca ancora, nonostante l'età, mi porta ancora a seguire questo sport bellissimo. Detto questo, saluto anche il collega sindaco di Nocciano, Lorenzo Cucci. Veniamo a noi. Insomma, Sergio, tu hai detto delle cose. Io dico che la notizia positiva è che ad oggi non c'è ancora la chiusura della trattativa. Questo sì, va detto, certo. Un'azienda del centro nord, mettiamola così, però insomma chi sia, al tifoso interessa solo che ci si iscriva al campionato di Serie A2 per il decimo anno. Qualche giorno addietro è uscita già qualche notizia sulla stampa, io mi auguro che questa notizia sia smentita, questa testata sia smentita da quello che è stato affermato, quindi l'impegno... Ti riferisci all'aspetto negativo adesso ovviamente, ti riferisci adesso al rischio di non iscrizione? Sì. Ma in effetti la settimana scorsa era così la situazione, era proprio estremamente delicata, sembrava proprio morta e sepolta la società. Invece non è, come sai, sono il sindaco della città di San Tommaso, quindi devo vedere. Hai ragione, bisogna toccare. Quindi l'auspicio è che si possa arrivare a una conclusione positiva. Noi, diciamo, il sindaco ha fatto, l'amministrazione ha fatto tutto quello che poteva, coinvolgendo degli imprenditori, arrivando a un certo budget che sicuramente non è sufficiente, quindi occorre l'impegno di qualche altra realtà imprenditoriale. E l'impegno c'è stato anche da parte della società, che si sta muovendo e probabilmente ci sta qualche trattativa importante che è bene insomma tenere anche con una certa riservatezza, con la speranza che tra qualche giorno possano dare loro la notizia ufficiale. Questo è quello che mi sento di dire, anche perché un'altra cosa importante che vorrei dire è che l'amore per la pallavolo della famiglia Lanci è così grande che prima di fare qualche passo in una certa direzione, credo che ci stiano pensando molto bene. Quindi questo non lo devo dire io, ma ormai portare una società per il decimo anno a una Serie A non è cosa di tutti i giorni per una realtà come Ortona, che è la massima espressione maschile a livello regionale. Certo. Quindi sarebbe anche una bella coppia avere Altino e Ortona ancora a questi livelli, insomma. Certo, sarebbe un'altra anche per la nostra regione. Ricostruiamo rapidissimamente e poi ti congedo, perché avevamo promesso di dire poche cose, però quelle positive, perché ci sono, non vanno nascoste. Dal punto di vista personale, nel senso di sindaco come rappresentante naturalmente di tutta l'amministrazione comunale, so che ti sei impegnato e si era messa da parte anche una porzione di un budget che sarebbe servito per l'iscrizione e per tirare avanti. Quindi anche sotto questo aspetto ti sei impegnato, però questa considerazione è avulsa rispetto a quello che stiamo dicendo di un'azienda del centro nord che sarebbe interessata e di cui si è parlato anche sui giornali in queste ore. E azienda con la quale ci si è anche incontrati di recente, veramente molto di recente, poche ore fa, e ci sarà un altro incontro definitivo e successivo a quello della scorsa sera. E io mi fermo qui perché non possiamo andare oltre, anche perché non sappiamo neanche noi di più, sappiamo soltanto, però, e questo me lo confermi tu pure, che questa opportunità c'è, piombata quasi all'improvviso, insperatamente, però c'è realisticamente e potrebbe anche portare delle buone cose sul fronte ortonese e sul fronte abruzzese, che hai fatto bene a ricordare che è la maggiore espressione regionale, la SIECO. È così, però tu avevi già raccolto qualcosina, ma era insufficiente perché la somma fa il totale, diceva Totò, quindi ci voleva altro e si stava mettendo insieme questo gruzzolo, però quello che si era raggiunto era insufficiente, quindi questa mano dall'alto è stata provvidenziale.
Il momento è particolare per il mondo imprenditoriale, delle attività produttive, lo sappiamo tutti, non è quello più favorevole. È stato fatto un grosso sforzo da parte di tutti. Speriamo che ci sia questa volontà che viene da lontano per poter continuare a godere dello spettacolo che la pallavolo offre. Agli spettatori, agli appassionati, ma non solo. Quindi questo è l'augurio che io faccio a me stesso come sindaco, lo faccio alla città di Ortona, ma lo faccio a tutta la regione Abruzzo e anche alla famiglia Ranci. Comunque, per chiudere, così ti congediamo, possiamo dire che un certo ottimismo aleggia da qualche ora a questa parte. Sei d'accordo tu Sergio, pure? tu cerchi sempre, giustamente fai il giornalista, ma io sono una persona molto pragmatica e realista, Vai con quindi io prudenza, prudenza. la notizia positiva è che oggi la trattativa non è stata ancora chiusa in negativo. Credo che già sia una Certo, un grossa passo notizia avanti. questa, e quindi continuiamo a sperare. Va bene, va bene. Basta così, sei stato sintetico, hai fatto tu il giornalista. Comunque io queste cose le devo dire anche per incoraggiare i tifosi, perché insomma ci hanno contattato tante volte, vogliono sapere. Noi dobbiamo fermarci qui, però diciamo questa aspettativa positiva c'è e noi contiamo anche di avere nella prossima tornata un rappresentante, Andrea Lanci, che già è stato e aveva promesso di ritornare, Massimo D'Onofrio, insomma un dirigente dell'Impavida che ci possa dare chiarimenti ulteriori e definitivi, speriamo tutti in termini estremamente positivi. Ne discuteremo a lungo. Io ringrazio il nostro sindaco ortonese Leo Castiglione perché è sempre disponibile, questo va riconosciuto, e anche per l'impegno, quello che c'è stato, ma ancor più mi permetti di dire quello che ci sarà nelle prossime ore, perché potrebbe essere fondamentale anche il vostro contributo. Grazie a Leo Castiglione. Ti lasciamo Grazie. ai tuoi impegni e vediamo di contattare, speriamo bene, Lorenzo Mucci, che è il sindaco di Nocciano. Sindaco, mi sente? Sì, la sento. Oh, Ho benissimo, meno male seguito che tutto. avevamo dei problemi poco fa. Allora, col sindaco di Nocciano, noi parliamo della teatina. Qual è il collegamento? Presto fatto, l'abbiamo già anticipato. A proposito di anticipazioni, devo dire che avremo una clip molto interessante con il bravissimo Andrea Lucchetta, che non ha bisogno delle mie presentazioni, che ci manda i saluti, noi lo ringraziamo in anticipo, ma ne parleremo più avanti. Allora, eccolo qua il nostro sindaco Lorenzo Mucci. Intanto grazie per aver partecipato, perché insomma tirare fuori un sindaco dai suoi impegni, soprattutto di questi tempi, diventa sempre più complicato. Allora, sindaco, voi di Nocciano avete concluso un accordo qualche mese fa, circa un anno fa, con una società che è neopromossa, quella della formazione, neo, insomma, non proprio neo, quasi, della Teatina, che ha portato con sé l'entusiasmo della città neroverde, nella vostra bella cittadina di Nocciano, che è dotata anche di un impianto che era discreto, aveva bisogno di essere ritoccato, gli interventi sono stati fatti, adesso in un bellissimo parquet ha anche tanto spazio, tanta altezza, che sono elementi fondamentali per la pallavolo. Asia ne sa Sì. qualcosa perché a Francavilla c'è questo problemino purtroppo dei metri in altezza. Allora, come sono nati questi accordi? Se Sì, ce li vuole raccontare. c'è stata un'ottima azione amministrativa, grazie anche agli uffici e ai responsabili dei nostri uffici che ci hanno consentito, diciamo, nei tempi più rapidi possibili, di diciamo, dare questo palazzetto in concessione alla società Teatina, e soprattutto diciamo, un rapporto di durata ventennale, scelto proprio per dare l'opportunità a questa società di programmare un'attività nel tempo. Noi infatti contiamo molto che possano, diciamo, strutturarsi, diciamo, dalle giovanili diciamo, alla prima squadra. Sicuramente il paese, l'amministrazione anche cercherà di essere il più vicino possibile alle necessità. Certo, non è rimane la squadra Teatina Volley dei Chieti, ma noi abbiamo un grande interesse
come comunità a portare avanti questo discorso, che comunque crea un indotto notevole per un comune piccolo, di piccole dimensioni come Nocciano. Quanti abitanti fa Nocciano, sindaco? 1800 circa. 1800, beh, insomma, è una bella realtà. Non il è palazzetto, allora, il palazzetto vedendo, necessitava. Ecco, sì, stiamo vedendo proprio il palazzetto. Adesso sono ragazze inquadrate del Chieti, però abbiamo visto il bellissimo parquet, un ottimo lavoro, eccolo qua, più con una visuale diversa, decisamente che abbraccia un po' quasi tutto il palazzetto, e sinceramente è un parquet veramente sistemato con arte, complimenti, e anche molto elastico, così com'è questo particolare legno. Allora, sì, avete lavorato tanto. Sì, questi interventi sono stati a carico della società che sì, è stata attiva, con grandissima volontà. Noi sicuramente interverremo per cercare di riqualificare la zona, e quindi di poter fare anche noi quegli interventi necessari per dare maggiore funzionalità all'impianto, che necessitava comunque di una sistemazione, perché sottoutilizzato, e come si sa, gli impianti che non sono utilizzati poi perdono funzionalità, per cui per noi è stato un duplice risultato quello di riattivare questa struttura, portando gente, facendo conoscere anche la nostra località, e soprattutto anche di riqualificare un impianto che, grazie alla presenza di questa società, potrà sicuramente ottenere anche contributi e finanziamenti maggiori. Io conosco questo impianto, l'ho conosciuto quando era completamente diverso, era in condizioni decisamente differenti, non voglio dire disastrate, però insomma precarie. Ci giocava anche la squadra del Roxan, se ricordo bene, di calcio a 5 del Rosciano, sì, qualche stagione fa. E ho avuto modo di vederlo e di rivederlo trasformato letteralmente, e so che ci sono anche altri aggiustamenti in arrivo, il che mi è stato comunicato dalla società Teatina, che sinceramente, sindaco, stravede per lei e per la sua amministrazione, perché è molto grata a quello che state facendo, vi è molto riconoscente per la disponibilità. Ci tenevo a dirlo perché più volte me l'hanno detto, io adesso ho l'occasione anche di conoscerla, non la conoscevo. Ci stanno da fare però parecchi lavoretti, tra l'altro c'è anche in arrivo una sala pesi, insomma parecchie cosette. Poi le dico io invece una cosa che dovrebbe andare meglio, soprattutto dal punto di vista della stampa. Fra un po' glielo dirò. Ma insomma, è in arrivo che cosa anche? Una recente riqualificazione è stata effettuata per quanto riguarda l'illuminazione pubblica attorno alla struttura, quindi è stata efficientata con l'illuminazione a LED, quindi già abbiamo dato un ulteriore segnale di vicinanza a questa struttura, a questa società. Bisognerà anche migliorare un po' il parcheggio, si può sistemare un po' meglio? Sì, sì. Secondo me con qualche indicazione magari che porti fino alla struttura, perché insomma, sì, essendoci sì, c'è tanto da fare, ma noi siamo pronti e ben volenterosi. No, immagino una società che deve venire, magari viene dalla Sicilia o altro, deve rintracciare questa struttura, non è molto facile, quindi qualche indicazione anche lì a Villa San Giovanni, se ricordo bene. Anticipo tra l'altro che stiamo rifacendo la toponomastica del comune, quindi a breve avremo anche una toponomastica più efficiente, quindi andremo incontro anche a queste necessità. Bene, per quanto riguarda invece la necessità nostra della stampa, se si potesse sistemare meglio quella tribunetta, perché da lassù, io non so come sia nata la questione, però si vede poco e male. Magari eliminare la ringhiera con un plexiglass, insomma sistemarlo così. Non so se avete già qualche idea. Sì, le spiego. In realtà la struttura adesso è a disposizione totale della società, la quale è titolare degli interventi da fare all'interno della struttura. Quello che rimane al comune invece, certamente come proprietari, per quello che potremmo fare sicuramente,
interverremo chiaramente tramite contributi perché un comune come Certo. Nocciolo non dispone di enormi, diciamo, somme da investire, però la società può già e all'interno pure degli accordi operare anche con contributi privati. Adesso so che stanno, diciamo, attivandosi per il bonus del 110, insomma, Bene. sarà una, diciamo, un'attività sinergica, ognuno per la propria competenza. Vedo che è molto attivo e soprattutto ha tanta buona volontà, Sindaco. Speriamo che vada in porto tutto quello che possa anche dare una mano a una società seria come quella teatina, che tra l'altro potrebbe ingaggiare come allenatore per la prossima stagione il vice di Nibio, Giorgio Nibio, che dopo 3 anni è andato via, Simone Gualtieri, che è un ragazzo interessante, dice Magatti, che si è fatto le ossa, tra virgolette, proprio con questa esperienza come secondo e allenatore delle giovanili, dove sta andando molto bene. E, tra l'altro, do così, diciamo, una sorta di anticipazione: potrebbe esserci un grosso arrivo. La palleggiatrice Sara Danellis, che non ha bisogno delle mie presentazioni, di altissimo livello, grande storia, proprio tra le file nero-verdi, ma questo è ancora tutto da vedere. Quello che è certo è che già ci sono 60 iscritti, giovani, ragazzi, eccetera, per questo progetto che interessa evidentemente tutto il territorio circostante. Credo che lì possa essere soddisfatto. È un obiettivo già raggiunto, che naturalmente tende ad Certo, estendersi. il rammarico è stato che abbiamo dovuto affrontare proprio il periodo della pandemia che ha limitato tanto diciamo, l'integrazione della comunità con la squadra, quindi le partite a porte chiuse, la difficoltà comunque di relazionarsi, però penso che adesso con le riaperture potremo essere tutti i noccianesi più vicini alla squadra, dalle aziende del posto ai semplici cittadini. Bene, io la ringrazio, Sindaco, è stato molto preciso e anche altrettanto sintetico come il Sindaco di Ortona, quindi ha detto tante cose. Se vuole fare, non so, un Grazie, saluto. un saluto ai colleghi sindaci che ho avuto il piacere adesso di conoscere, quindi un saluto e un in bocca al lupo per le loro realtà. Magari E si in farà bocca una al lupo anche cenetta. alla giocatrice dell'Altino. Certo, benissimo. Grazie. Grazie, Si farà Sindaco, una cenetta grazie. tutti insieme per Grazie. festeggiare qualcosa. Grazie dunque al sindaco Lorenzo Mucci per quanto riguarda la città di Nocciano, che tra l'altro da visitare anche per il suo castello, giusto? Mica Sì, sto sbagliando. Bene, il andateci perché è castello molto molto del Museo. grazioso e ospitale. Grazie dunque, e noi proseguiamo. Due note prima di passare all'Altino, a cui dedicheremo tutta la seconda parte. Due note che riguardano il Pineto, e non ci dimentichiamo, la settimana prossima dovremmo avere anche il presidente Guido Abbondanza ospite qui. L'ultimo arrivato, l'acquisto Claudio Montanaro, classe 99, la stessa età tua, Asia, beati voi. Ragazzo di Pescara, centrale, ha giocato con il Gada Volley Pescara 3, poi in Serie B con il Perugia nella passata stagione. Confermati gli acquisti per l'ABA Pineto del palleggiatore Leoni dal Civita Castellana, ex Tuscania, ex Alessano, Giuliani libero dal Ravenna. Si parla anche di un potenziale passaggio di Pesaro dall'Ortona, ma insomma è tutto da vedere. Sicuramente arriva Link, un giocatore svedese, un opposto molto bravo, giocato in A3 col Sabaudia nella passata stagione. Matteo Berto, ne abbiamo già parlato abbondantemente, che non ha bisogno sicuramente di qualche complimento da parte nostra, ha tanta carriera in Serie A2, Ortona compresa. Arriveranno due centrali, sono Calonico, praticamente un ritorno, è la terza volta che sbarca a Ortona, il Sulmonese, quindi tutto che ha ormai 40 anni, però sempre valido, e proviene dal Macerata, dove ha giocato quest'anno in A3. Per Soglia viene dal Taranto, neopromosso nella Superlega, un centrale che non ha giocato molto quest'anno, però ex Bari, ex Alessano. Mancano ancora due Martelli e il secondo opposto per completare l'organico di un ABA Pineto, abbiamo detto, che ha tante ambizioni di salire e raggiungere i cugini dell'Ortona, perché l'Ortona ci deve essere. Comunque ne riparleremo la settimana prossima. Adesso io ancora un minuto prima della pubblicità. Allora, Vincenzo Muratelli, intanto ti faccio intervenire con un flash, poi c'è uno stacco e poi a ruota libera tutto il restante pezzo, tra virgolette, del nostro percorso. Allora, c'è entusiasmo da parte del sindaco di Nocciano che insomma, si è assunto un onere importante. Papa ti dirà qualche cosa, stai attento, alla fine dell'intervista ti farà una preghiera in diretta in una sola battuta. Ti
immagino che tu te l'aspetti già. Vogliamo anticipare però, a proposito di strutture, la novità? Sì, allora grazie Sergio anche di questa opportunità che mi dai, che posso cogliere. Allora noi 3 anni fa, come tu ben sai, siamo stati tra virgolette costretti per una questione di esigenze di sicurezza a emigrare, quindi come realtà sportiva con profondo dispiacere, però in quel momento era nato un impegno nei confronti della società di poter in qualche modo poter determinare le condizioni per un ritorno, comunque per un utilizzo della struttura. E oggi posso affermare questo, abbiamo già appaltato i lavori con fondi comunali, quindi con disponibilità economiche dell'ente per l'adeguamento della struttura della Silvestrina, che potrà ospitare 300 persone. Quindi sono in corso i lavori di adeguamento dell'antincendio, che concluderemo credo nei prossimi 2 mesi. E questa era una promessa, un impegno per mettere in sicurezza la struttura sia rispetto a quello che potrebbe essere l'utilizzo certamente della prima squadra, ma anche per l'utilizzo del settore giovanile, che come tu pensai qui a Tino è una realtà veramente bella. Bene, hai detto cose importanti, anche se la sollecitazione sarà ulteriore da parte di Papa, ma l'ascolteremo dopo la pubblicità. Adesso c'è uno stacco, via. Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, ripartiamo dal risultato che ha sancito l'ammissione alla finale da parte dell'Altino Tenaglia contro l'Imola, risultato che tondo 3-1 farebbe pensare a una netta supremazia, ma ancora una volta si soffre nei primi 2 set. L'aveva detto Papa, stiamo attenti anche alla gara di ritorno, non ci illudiamo su questo 3-0 dell'andata. In effetti l'Imola ha dimostrato di essere un'ottima formazione. Vediamo un attimo il risultato, tanto per essere precisi, questo 3-1 finale. Altino contro Imola, ecco qua, semifinale naturalmente, questa è la missione alla finale perché si era già vinto sul campo dell'Imola per 3-0, vi ricordo i parziali di questo 3-1, 26-24, 25-23 ed è tutto dire, ma anche 22-25 e poi nessun problema nell'ultimo set vinto a 19. Asia, ti faccio subito intervenire, aveva ragione il tuo presidente, l'aveva detto, stiamo attenti, però eravate concentratissime alla vigilia. Sì, eravamo molto concentrate, però c'è comunque da dire che Imola è una squadra molto forte, cioè è una squadra molto agguerrita che gioca insieme da tanto nonostante siano molto giovani e hanno un gioco veramente molto veloce e ordinato, quindi comunque trovarsi a giocare con squadre del genere non è mai facile. Infatti, come si è visto in quest'ultima gara, loro anche al terzo set non hanno mai mollato, nonostante noi avessimo già vinto. Quindi sono veramente una bella squadra. Senti Asia, abbiamo detto della tua età, classe 99, io non ti sento ancora però nessun accento toscano, perché tu sei toscana, giusto? Sì, sei nata, sono Savignato, che è provincia di Pisa, è giusto? Sì. Bene, allora la tua lunghissima carriera, scherzo naturalmente, tu hai cominciato a 15-16 anni, esatto, con la formazione di Jesolo? Ho fatto il giovanile i primi anni a Samiato proprio. Beh, certo, nella mia società e poi dopo il secondo anno di Under 16 sono andata a Jesolo e dove appunto ho finito il giovanile e poi sono tornata in Toscana in B1 Quarrata? A Quarrata, sì. Pistoia? Provincia di Pistoia, sì. No? Sì, Pistoia. Insomma, dovresti essere una toscanaccia, come si dice in gergo, però non si avverte molto, Asia. Vabbè. Perché insomma, stando comunque lontana da casa, un po' l'accento lo perdi. Allora ti aiuto io. Cosa vogliamo dire? Allora, ascoltami, facciamo insieme i complimenti, non se li meriterebbe veramente, Monica Lestini.
Perché da Furfantella, l'altra settimana un'amica mi ha detto che aveva la tesi dopo poche ore, perché si è laureata in psicologia. Monica non ha detto nulla, è stata ospite da noi, se l'hai vista, l'hai seguita l'altra settimana. Sì, sì. Brava in campo, brava anche come dottoressa, adesso dovrei darle del lei sicuramente, però non ci aveva detto niente in diretta, va bene, si era un po' vergognata. Era un pochetto nervosa, cioè sì. Stava ancora ripetendo. La conosciamo. È stata stratosferica ancora una volta, è stata veramente determinante momenti. Questa sì, è fondamentale. La festa di fine gara la rivedremo nei dettagli nel servizio montato da Roberto Scaricaciottoli, che vedremo fra un attimo. Quindi insomma qualche timore c'è stato, ecco Luca che applaude, il tuo mister che sentirai fra un attimo quello che ha detto. Avete avuto alti e bassi in effetti, ancora una volta eravate partite benissimo con un 8-2, 10-3, con Allestini che si era già ben messa in mostra, un'ottima Francesca Saveriano, magari qualche elemento un po' sottotono, un po' distratto, ha consentito una parziale rimonta alle avversarie, perché a un certo punto siete passate dal 15-8 a 15-13, non so se ve ne siete accorte Asia, sì. Quindi un parziale di 0-5, ecco questi sbalzi d'umore, tra virgolette, naturalmente cercate di evitarli nella finale. Giusto? Sì, sì, però comunque queste gare dei playoff sono gare particolari in cui hai tantissima tensione addosso, perché sono scontri diretti o dentro o fuori, cioè, quindi è normale che ogni tanto ci sia qualcuno che abbia qualche momento un po', diciamo, down, però il bello appunto della nostra squadra è che appunto ci aiutiamo sempre, e quindi comunque anche se qualcuna in un momento è più giù, cercano le altre di tirarla su. Quindi siamo molto complete e da questo punto di vista ci diamo sempre una mano, e questo è fondamentale. Asia, quando è stata qui Francesca Saveriano, io l'ho detto, ma era relativo soltanto a quella partita, di alzare di più al centro, perché i centrali sono estremamente sacrificati. E ho notato che particolarmente proprio contro l'Imola nella gara di Valle Anzucca, che stiamo seguendo nelle immagini, e ringrazio tanto Roberto Scaricaciottoli perché è stato bravissimo, ci ha fornito anche quelle immagini montate prima dell'Ortona, adesso a tutto altino e poi seguirà anche il servizio da lui realizzato. Beh, dicevo che le avevo detto di alzare di più al centro, e ogni volta che vi siete trovati in difficoltà in questa partita, lei ha alzato al centro e la palla è andata direttamente sul campo avversario con il punto conseguenziale, cioè in altri termini avete interrotto la supremazia avversaria. Quindi quel consiglio sì, è stato utile, non volendo, sì. Era una battuta, sì, sì. Un consiglio. Sì, sì, no, Francesca... No, fa una cosa, annuncia adesso, come stai adesso, di cara Francesca, alle centrali, a me e Martina, cioè devi alzare di più, giusto? No, vabbè, comunque, cioè, io capisco che essendo un palleggiatore è sempre, cioè, difficile con tutti questi giocatori come Marica, Monica, Beatrice, Martina, difficile determinare a chi dare la palla, perché comunque sono tutti buoni giocatori. E poi l'alzata al centro dipende da tanti fattori, quindi anche dalla ricezione, dalla difesa, quindi la capisco, diciamo, però sì, ci siamo trovate particolarmente bene la scorsa partita, devo dire. No, ma è una provocazione semplicemente per difendere il ruolo di centrale, l'ho spiegato anche l'altra volta. Però vedi, i dati poi alla fine mi danno ragione, perché la solita Longobardi Marica, 17 punti, va bene, l'abbiamo visto anche poco fa inquadrata in primo piano mentre batteva, con tre muri vincenti, un ace, una pipe vincente, 33% in attacco. Bea Meniconi, tra l'altro, è stata molto brava in difesa, ha recuperato un sacco di palloni, 67-30 in ricezione, anche un muro vincente, 8 punti per lei. E poi, vabbè, un punto anche per Costantini, è stata impiegata col contagocce, sappiamo anche, insomma, reduce da un lungo infortunio, con un muro vincente, e un punto anche brava Alessia Mastrilli ha fatto, sì. Quando fa un punto in libero tutte le compagne la circondano, perché hai fatto un punto, è un fatto straordinario come sappiamo.
62-41 sono ottime percentuali per Alessia, un punto anche con un muro vincente la Saveriano. Ho lasciato per ultima la Lestini e poi voi due centrali. Lestini 23 punti, la bellezza di 5 ace. Adesso stiamo vedendo qualche bellissimo primo piano che ha preparato il nostro Roberto, 54-42 anche in ricezione, niente male, ben 46% in attacco, un muro vincente e due pipe. Insomma, un servizio completo al 100%, non ha sbagliato praticamente nulla, 23 punti per la bravissima Monica. Però vi ho lasciate per ultimo perché 10 punti Martina Spicocchi, io ho conteggiato 4 fast vincenti. E non sono poche, perché sai, insomma, poi quando diventa prevedibile il gioco, l'avversario sa che deve aspettare a muro, si presenta come spesso fa Monica al contrario, cioè sa che deve stare lì, anche da sola va a murare la fast, che diventa più semplice del previsto. Quindi 4 fast vincenti sono veramente una bella cifra. Ben 56% in attacco, se parlo di Martina, con 10 su 18, però nessun muro. Stessa cosa per te, nessun muro, naturalmente muro punto, non muro difesa. È una curiosità questa, non si riesce a mettere dentro un muro vincente, sia tu che Martina, però in attacco, ecco perché parlavo delle alzate, 11 punti tu Asia, con una fast, un ace, 62% in attacco e ben 10 su 16, quindi vuol dire che su 16 attacchi 10 volte fatto punto. Puoi essere più che soddisfatta? Sì, io sono soddisfatta della mia prestazione e anche quella delle mie compagne. Per quanto riguarda il muro, murare questa squadra, come ho detto in precedenza, per via del loro gioco molto veloce non è facile. Sì, è vero. Quindi un po' abbiamo peccato su quello, magari su qualche posizionamento, qualche sbaglio sul tempo, però alla fine abbiamo vinto lo stesso, quindi... Quello che conta. Beh, in effetti è vero, complessivamente voi avete messo dentro ben 7 muri vincenti, però loro 10, quindi meglio di voi, 7 ace a testa tutte e due le squadre, però avete sbagliato un po' di più, 9 battute errate, avete forzato più del solito contro 5. 41% in attacco voi, 38 loro, 60 e 38, 61 e 33 l'Imola, a testimonianza anche di un relativo equilibrio di una squadra che aveva nella Bughignori la solita migliore realizzatrice, 19 punti, Rizzo 15, Lodi 14 e la Belandri, brava, con 9 punti e ben 4 muri punto da sola, la centrale che avevano loro, molto, molto brava. E, beh, insomma, non è stato così semplice come magari il 3-0 dell'andata faceva immaginare, però voi siete state brave a mantenere la vostra calma, concentrazione, anche quando loro si sono arrampicati verso il recupero, perché il primo set, tu ti ricordi che stavate vincendo prima 21-20, ma poi 24-20. E allora, siccome non potete far morire il presidente, perché sta gasatissimo, l'abbiamo visto prima a dirigere l'orchestra del gruppo, non potete fare questi scherzi, da 24-20, 24 pari con un parziale di 0-4. Poi c'è stato un muro vincente di Marika Longobardi, che è stato poi determinante, e ne avete vinto 26-24. Nel secondo set loro erano partite meglio, 5-1, e poi via via sempre molto equilibrato, 22 pari, poi 24-22 per voi, 24-23, si erano riavvicinate di nuovo, però avete detto basta così, 25-23. Questo è anche un sintomo positivo, quello che dicevo prima, di una capacità di concentrazione. Come vi tratta, tra virgolette, il vostro mister Luca D'Amico quando siete in una fase di difficoltà? Che cosa vi dice? Vi incoraggia oppure vi si arrabbia? No, più che arrabbiarsi cerca di darci le migliori soluzioni, cerca di farci capire magari delle cose che noi non vediamo, che non ci vengono in quel momento, quindi ci dà una visione diversa dell'avversario, perché nonostante studiamo le partite, è normale che durante il corso di una partita, appena c'è qualcosa che non va, magari uno si butta giù e poi non ha più la lucidità che si ha all'inizio. Quindi lui cerca di farci tornare lucide e concentrate, però no, diciamo che non si arrabbia in maniera eclatante, ma cerca di darci una mano.
Torneremo a parlare della partita anche dopo le interviste, però prima voglio sentire dal sindaco Vincenzo Moratelli come ha seguito la partita e come sta seguendo le sue ragazze, visto che in presenza non vuole, non può esserci. Non vuole per un discorso molto serio, equilibrato che mi hai fatto, Vincenzo, che io ho apprezzato pure, perché insomma dice è troppo facile entrare con me che sono sindaco, voglio essere un po' come gli altri. Però le partite le hai seguite tutte, vero? Sì, le ho seguite tutte con trepidazione, ma anche con una certa sicurezza. Non so, io ho ravvisato in questa squadra dall'inizio insomma un grande spirito di gruppo e una capacità di andare anche oltre le difficoltà. Questo si vede in ogni azione. Io non sono un tecnico, però insomma percepisco questo. Per quanto riguarda invece la mia partecipazione, come ti ho detto, per due elementi fondamentali. Primo, un po' anche scaramanzia sicuramente, perché il presidente Papa sicuramente mi avrebbe... E l'altro è perché ritengo insomma che sia giusto rispettare le regole e io il sindaco devo essere il primo a farlo. Nel momento in cui non c'è possibilità di accedere a una struttura come il palazzetto, credo insomma che sia giusto che io insomma possa, come gli altri, poter gustare tutta questa bellezza anche attraverso lo strumento, diciamo così, televisivo. Niente, ho seguito da casa con mia moglie, insomma, tutte queste partite. Ripeto, sempre con la certezza che insomma ce l'avremmo fatta, insomma, anche nelle difficoltà che si sono paventate, perché Imola è veramente una bella squadra, un modo di apprezzare un gioco molto veloce, molto, Vincenzo, molto organizzato. Quanti abitanti fa Altino? Conta? Abbiamo allora, sentito 1.800. Altino è una realtà di circa 3.100 abitanti. Quanto? 3.100. Ah, 3.100. Come vive la comunità di Altino questa separazione, questa distanza fisica, soprattutto fisica, da due anni a questa parte con la sua più bella realtà? Allora, sicuramente non è stato facile accettare quella che in quel momento io ho ritenuto fosse la scelta più giusta da fare, ripeto, per una questione di sicurezza generale. E la comunità è molto legata a questa realtà sportiva, perché abbiamo, come dire, un onore, un privilegio di poter rappresentare in questo momento e anche negli anni scorsi la massima espressione pallavolistica abruzzese femminile. È veramente qualcosa di straordinario, che va a merito sicuramente di tutte queste meravigliose donne, insomma queste atlete fantastiche. Io voglio anche dire che il merito va riconosciuto anche alle ragazze che hanno preceduto questa squadra, certo, perché credo che certo. Questa squadra abbia un DNA particolare, è ereditato attraverso anche la storia della squadra, fatta di altre giocatrici fantastiche, tecnici preparatissimi e certamente non possiamo non riconoscere in merito a una grande società e a un presidente innamorato dello sport, innamorato della comunità locale e profondo conoscitore della materia. Questo insomma credo che siano gli elementi fondamentali di una squadra straordinaria, a cui insomma non possiamo pronunciare nulla, ma io auguro veramente di poter raggiungere quello che il loro cuore desidera. Gliel'ho detto già in un messaggio di qualche giorno fa. Sì, io a me viene in mente di citare Daniele Litterio, che quest'anno ha lavorato per la prima parte. Ma la storia di Simone Di Rocco credo che abbia inciso un po' i suoi segni nel Pala Silvestrina, perché poi con Francavilla insomma il nesso non c'è, e tanti altri tecnici, hai fatto bene a ricordarlo. Una sola domanda ti voglio fare e poi sentiremo il servizio, ma tu stai preparando, se sarà possibile, una sagra, quella famosissima del peperone dolce di Altino, che ha girato, non dico l'Abruzzo e la tua area, ma anche l'Italia e anche i confini superati della nostra Italia. Quindi un vanto per la città di Altino, piccola ma molto graziosa come borgo. Ma io lo so che adesso qualcuno toccherà ferro, però te lo devo dire, hai pensato già a un'eventuale festa in piazza nella tua mente, nel caso in cui? Allora, certamente il raggiungimento di quello che è un obiettivo che sarà insomma andrà oltre la storia
sarà, come dire, sarà, rispetto a questo, sarà organizzato qualcosa di particolare per le nostre ragazze, sicuramente. Però adesso non vorrei parlarne perché, conoscendo il Presidente Papa, credo che non sia giusto Appunto. anticipare nulla, Ha però detto che può toccare sicuramente. tutto, tanto non lo vede nessuno. Sicuramente la comunità di Altino si stringerà intorno a questa squadra per dimostrarle veramente un affetto e un ringraziamento particolare, veramente meritato, perché so quanto stanno dando a livello di sacrificio personale, di passione, oltre chiaramente uno straordinario talento che in questa squadra la fa, insomma, da casa, diciamo così, è presente in tutte le atlete. Bene, però chiaramente le mascherine ci saranno in quel Sì, caso però lì, eh? permettimi solo di Sì. dire di una puntualizzazione, perché se no i miei concittadini poi mi diranno sindaco, ma non l'hai. Per noi questa non è una sagra, ma è un festival e loro ci tengono molto che Ah, a questo sì, hai ragione, hai ragione. È giusto. Ci teniamo anche festival. noi, hai ragione. Festival, festival, benissimo. E saluto tutta la comunità di Altino a cui sono particolarmente affezionato e tu lo sai. Ah, sì, hai sentito, vi dovete preparare eventualmente con una valigetta e trasferirvi ad Altino almeno una settimana per festeggiare nell'eventualità. Pronte? Sì? Sì, cioè io prima penserei a queste due partite, poi dopo si può festeggiare anche un Io ti ho mese. detto di Ortona, microfono spento, ma Altino ci siete state a fare un salto, un blitz in questo periodo? No, per la Cioè, pandemia. a visitarla no, però ci siamo state, sì. Vi raccomando, ci tengono tantissimo e se lo meritano, anche perché portate il nome della cittadina, quindi è giusto così. Allora, adesso sentiamo il servizio, approfitto per ringraziare il solito Fation Dervisci, scout oculato, preciso e anche molto gentile. Per quanto riguarda Roberto Scaricaciotto, lo ringrazio di cuore, anche perché ha una prontezza straordinaria, colti sul fatto i coniugi Anna e Aniello Papa. Tutto questo nel servizio, via. Aniello Papa, ce l'abbiamo fatta, era ora, non più la semifinale, ma solo la finale. Altino in finale, ci giocheremo la Serie A e sono contentissimo, contentissimo davvero. Grandissimo staff, grandissime ragazze, grandissime società, tutto, gli sponsor, i tifosi, tutti noi e voi che ci seguite. Grazie, e le ragazze bravissime davvero, ma io voglio fare un complimento a te perché ci hai sempre creduto, sei una persona straordinaria, te lo dico così. Tutto sancito da un bacio fantastico, il bacio della finale con la signora Anna. Ah, questo sì, certo. Colto in In flagrante. flagrante. La mia famiglia che mi segue, stasera non era facile perché abbiamo incontrato una grande squadra e l'ha dimostrato anche stasera. Noi siamo stati bravi a giocare punto a punto, ce l'aspettavamo, però va bene così, brave le ragazze e brave tutte. Ospite il sindaco, una parola a Muratelli. Sindaco, facci il palazzetto. Mister Luca D'Amico. Non è stato facile, lo sapevate, ancora tanta sofferenza, 24-23 primi due set, un po' come all'andata, però insomma alla fine con merito contro un'ottima squadra. Sì, è stata molto difficile come mi aspettavo, abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo fatto secondo me un risultato incredibile. Imola, non c'è da dire niente, è una squadra di altissima qualità, si è messa in difficoltà sia all'andata che al ritorno. Complimenti davvero anche a loro. Ci sarà da aspettare per sapere l'avversaria, però comunque siete tra le prime e quindi questo è molto importante per giocare la gara di ritorno in casa. Sì, fino a mercoledì sera non sapremo chi dovremo affrontare,
però sì, abbiamo la fortuna di giocare la gara in casa e sarà un bel vantaggio. Luca, hai rotto un tabù, Altino non riusciva ad arrivare a una finale, è già una grande soddisfazione. Sì, io sono molto contento perché oggi abbiamo scritto una pagina di storia della pallavolo Altino, però non mi accontento ancora. Bene, il grandissimo Muti deve stare attento perché c'è chi lo potrebbe sostituire, visto che è napoletano come lui, come direttore d'orchestra, un certo Papa. E allora, chiamato in causa il sindaco, manca l'attimo del bacio perché siamo stati corrotti dalla signora Anna, abbiamo dovuto tagliare, censurare solo per questo. Va bene, allora Asia, è piaciuto il servizio? La vostra sì, bellissimo. Bellissima. Bellissimo, è sempre bello rivedere i momenti di gioia di fine partita. Che bello, hai detto di gioia, questo è un tocco. Finalmente te l'abbiamo cavata fuori. Chiamato in causa anche il sindaco, hai sentito che cosa ti ha detto Vincenzo, il nostro presidente Papa? Facci il palazzetto. Ho sentito. Allora, Sergio, se vuoi rispondere sei libero. Allora io rispondo attraverso questo spazio che gentilmente mi hai concesso, dicendo al Presidente che non sono un amministratore che fa promesse così, insomma, tanto per, però l'impegno che avevo assunto per sistemare in qualche modo la posizione del Pala Silvestrina lo raggiungeremo da qualche mese. Per il resto posso dire questo, che stiamo lavorando su una progettualità per l'adeguamento di più strutture sportive. Tra queste anche, c'è anche l'idea sicuramente di realizzare una struttura che sarebbe diciamo così, sicuramente utile a non solo alla pallavolo, non solo alla Volley Altino, che certamente è una realtà bellissima, ma all'intero movimento pallavolistico locale. Quindi la mia promessa e il mio impegno è di andare in questa direzione qui. Grazie. Quindi, al Presidente posso dire che ci stiamo lavorando, ecco, questo è. Grazie al Sindaco Muratelli, adesso è ufficiale, quindi questo è registrato, non puoi scappare. Per quanto riguarda i giochi del mare, apro una parentesi per poi chiudere con un saluto alla nostra Asia Zingoni e al Sindaco Muratelli. E allora, giochi del mare si sono conclusi a Vasto nel Giochi del Mare 2021, un'edizione bellissima, applauditissima. Per quanto riguarda il beach volley, che ci interessa da vicino, nel femminile è stata eletta la Queen of the Beach in un torneo che ha visto la presenza delle ragazze del Club Italia, Giada Bianchi, Valentina Gottardo, Aurora Mattavelli, Margherita Tega. Il titolo è andato a Giada Bianchi, che ha vinto tutte le gare in cui è stata protagonista. Nel torneo maschile vince la coppia Mauro Sacripanti e Emanuele Alfieri, che in finale ha battuto Alex Ranghieri e Marco Viscovic con i risultati di 2-0, a 18 e a 9 parziali. Hanno partecipato all'evento anche le coppie Alberto Di Silvestre, Paolo Di Silvestre e poi Massimo Di Risio con Antonio Del Fra. Presente Andrea Lucchetta, che sentiremo fra un attimo. Prima però lo ringrazio in anticipo al grandissimo Lucchetta, indimenticabile, me lo ricordo io quando giocava. E un grazie a Francesca Marchese, che è la responsabile della comunicazione FIBA Abruzzo, per questo suo cadeau che ci ha fatto in questa clip che sentite fra un attimo. Via. Dai giochi del mare, dallo spike del vole S3, pallavole ole, spike it forever, è questa l'idea, eh? Ed è questo il mantra, spike it. Bene, ringraziamo dunque Lucchetta per questa dedica speciale. Andiamo ai risultati della Serie C prima di chiudere con un flash con l'Altino. Per quanto riguarda la C maschile, campionato che si sta concludendo, manca ancora un turno. Termoli Campobasso, questo recupero ha consentito col 3-0 del capoluogo, appunto molisano del Campobasso, ha consentito alla stessa formazione di Campobasso di essere promosso in Serie B, a prescindere dal match che giocherà contro il Montesilvano, che ormai ha 4 punti, non può nulla, con un turno a disposizione. Questa è la classifica finale. Cus Molise Campobasso 21 punti, promosso in Serie B, con i nostri complimenti. A quota 17 il Montesilvano, poi 10 punti Termoli, 6 Teate e Sieco Ortona 0 punti. Per quanto riguarda la femminile, e poi avremo due servizi,
14ª e ultima giornata del girone A, Torricella Pratola 3-1, Montorio Montesilvano 0-3, Giuliano Anereto 0-3 nell'anticipo, riposato il Cusaquila, Montesilvano 33 punti, 30 punti per il Nereto, le prime due passano alle semifinali che si giocheranno il 19 di giugno. Con gare incrociate, la prima contro la seconda dell'altro girone e viceversa. Dicevamo Montesilvano 33, 30 Nereto, 18 Pratola, 16 punti Cusaquila, 12 Giulianova, 10 il Torricella, 7 punti per il Montorio. Quindi Montesilvano e Nereto passano il turno e vanno in semifinale. Nell'altro girone, anche qui abbiamo già le due semifinaliste, sono Cepagatti e D'Annunziana, giocheranno anche loro il 19 giugno. Ci sono stati due recuperi e un anticipo. I recuperi sono del Penne, che ha perso 2-3 con la D'Annunziana e 0-3 con Junior Ortona, in pochissime ore, povero Penne, e ce ne saranno ancora altri recuperi. Cepagatti Loco è finita 3-0, questo è un anticipo dell'ultimo turno. La classifica attuale vede al comando Cepagatti, che ormai è arrivato al primo posto con 33 punti, D'Annunziana 26, queste due passano, poi Loco 20, Junior Ortona 19, a quota 8 Chieti e Penne 3 punti per il Campobasso. Adesso noi seguiamo due servizi uno dietro l'altro, il primo tra Pratola e Nereto, e approfitto anche per ringraziare Emilio Di Bacco per quello che ci ha detto, e saluti a Pallavolè sul piano personale, saluti anche alla figlia Lucia Di Bacco, che ricordo con molto affetto. Per quanto riguarda Pratola Nereto 0-3, io ringrazio Enzo Olimpio e più Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica, e successivamente vedremo Penne D'Annunziana finita 2-3, una partita interminabile. Ringrazio Davide Marini e ancora una volta per la parte tecnica Carlo e Fabio Di Blasio. Via i due servizi. Buon risultato ottenuto questa sera e anche nel campionato che per voi non è ancora terminata. Sì. Beh, allora è un campo difficile, il risultato probabilmente non rispecchia la differenza, nel senso che sì, abbiamo vinto 3-0, ma con grande fatica, ecco, questo bisogna riconoscerlo al Pratola. Ha fatto una bella partita, noi veniamo da un periodo che siamo un po' acciaccati, ecco, quindi alla fine sotto ogni punto di vista è andata bene, risultato, vittoria, e quindi va bene così. E certo, come la partita di Montesilvano non sono impressioni positive. Noi non abbiamo meritato, appunto, abbiamo giocato una brutta gara, tesa, nervosa, probabilmente legata ai trascorsi e ad alcune cose che nel corso dell'anno non ci sono piaciute. E le ragazze hanno giocato, sono partite in campo in maniera estremamente rigida, punto. Errori. Basti pensare che nel primo set loro ci hanno regalato 10 palle nei primi 20 punti, palle free ball che noi non abbiamo concluso, cioè palla regalata, e noi abbiamo fatto errori banali, quindi c'era una tensione palpabile. Sabato scorso ci siamo espressi bene, questa sera eravamo una squadra inguardabile. Posso fare un saluto a Sergio? Come no? Sergio, un saluto carissimo. È sempre stato nel cuore della pallavolo ed è ancora oggi, vedo, il cuore della pallavolo. Questo mi fa estremamente piacere. Grazie di essere stati qui. Grazie. Ma questa partita non bene, un po', diciamo, in generale sotto ogni punto di vista tecnico, a partire dalla ricezione per poi non, diciamo, essere aggressive anche nella fase di attacco e di gioco. Brave sicuramente loro, però credo che noi non abbiamo dato il massimo, come generalmente, ecco, c'era troppo nervosismo, troppa tensione palpabile, e quindi alcune situazioni non le abbiamo gestite bene. Siamo qui con Agnese, la numero 10, l'MVP della D'Annunziana. Allora, cosa significa vincere questa partita a pochi passi appunto dalla fine del campionato? Allora, era una partita come tutte le altre, solo che secondo me ci è servita per arrivare con più consapevolezza alla fase dei playoff, perché giustamente se avessimo perso, comunque la consapevolezza della squadra, il nostro punto di forza non sarebbe più stato quello. Quindi come tutte le partite, però è un punto in più che ci dà forza, e sicuramente anche il ritorno sarà della stessa importanza, se non di più, per arrivare ancora più cariche anche per le giovanili, perché alla fine è la stessa squadra che farà le fasi finali delle giovanili, quindi
Questo è stato, per questo è stato importante. Siamo qui con il libero pennese, la numero 2, Cristina D'Emilio. Un commento a caldo su questa partita, una partita accesissima, finita al quinto set per la Dannunziana. Come l'hai vissuta? Allora, l'ho vissuta in maniera molto adrenalinica, devo dire, perché comunque sapevamo chi incontravamo, una squadra forte, ben organizzata, con elementi veramente forti, e quindi l'abbiamo affrontata con mente libera all'inizio, poi forse ci abbiamo creduto e quindi ci siamo un po' immobilizzate di testa, però siamo felici per come è andata, siamo felici perché abbiamo cominciato finalmente dopo un inizio duro di campionato a ingranare la marcia, a far vedere chi siamo, e spero che andrà sempre meglio per queste ultime partite di campionato. Ovviamente faccio un in bocca al lupo fortissimo alla Dannunziana per i playoff, perché sono grandi, a partire dall'allenatore, la società e tutte le ragazze. Grazie, siamo veramente in chiusura, siamo fuori tempo massimo, un flash di 10 secondi. Asia Zingoni, cosa ti senti dentro per questa finale? Che non si sa quando si giocherà, perché forse tutto slitta di una settimana, ma ne riparleremo nel corso dei TG. Vai, cosa ti senti? Cosa ti senti? Beh, io mi sento che potremo fare bene, perché siamo tutte pronte, siamo cariche, ormai siamo arrivate a questo punto, quindi dobbiamo portare a casa il risultato. Sindaco Vincenzo Muratelli, A come Altino, A come A2? Non pronunciamo nulla. Ma tu sei più scaramantico di Papa, vabbè. Non ci pronunciamo, dai. Ti ha contagiato, va bene, abbiamo capito. Va bene, grazie Asia Zingoni, centrale dell'Altino Tenaglia, grazie al sindaco, grazie a voi. Altino, Vincenzo Muratelli. Noi andiamo avanti con la 18ª puntata la settimana prossima. Ringrazio di cuore la parte tecnica, Karim Finotti, Maurizio da qui, un appuntamento al prossimo mercoledì. Grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.